In 3 mesi, al mare, abbiamo finito di scrivere La dolce vita e cominciano i soliti guai. Il produttore rifiuta di fare il film. Ha dato in lettura il copione a 4 o 5 critici che ora ci guardano desolati e scuotono la testa. La storia è scucita, falsa, pessimista, insolente. Il pubblico invece vuole un po' di speranza. No, diceva Elliot, il pubblico vuole soltanto un po' di spogliarello, ma quel che conta è ciò che riusciamo a fare alle sue spalle, senza che se ne accorga. Passando per via Veneto, è quasi mezzanotte, vedo Cardarelli solo, seduto all'ultimo tavolo del caffè Strega. Non sono venuti a prendermi, dice. Sembra un gitante che ha perso gli amici e la corriera. Il portinaio che ha l'incarico di accompagnarlo su in casa verso le 8 se ne deve essere dimenticato. Infatti arriva poco dopo e gioca la piccola commedia della sorpresa. Ma come? Ancora lì? Io credevo... Imbucano il portone lentamente, dondolandosi, di sbieco, come 2 gaudenti disfatti dalla baldoria. Certe volte mi sembra che ci sia un legame tra Cardarelli e il protagonista della nostra storia rifiutata. Un legame che però si spezza subito. Anche Cardarelli venne a Roma, giovanissimo e povero, dal suo paese per fare il giornalista. Quando era in vena di confidenze raccontava i suoi primi passi nella Roma umbertina come cronista dell'Avanti. Scriveva di tutto, accanitamente, lo interessavano i delitti, i ferimenti rituali, le tragedie passionali. Si firmava Simonetto, Calandrino, Calibano. Poi di colpo una malattia, la lunga degenza nella stessa corsia d'ospedale dove era morto suo padre. Il furore giovanile svanisce, diventa un altro, guarda dentro se stesso, scopre la poesia, ne fa la sua morale e comincia a scrivere da capo. Le sue prime prose sono già perfette. Rileggendole oggi, quasi con prudenza e forse con l'inconscia speranza di trovarle vecchie, mi accorgo che se c'è un vecchio qui, non è lui. Molto più vecchi e raggrinziti questi troupier letterati che folleggiano col successo. Mi sento molto più vecchio. Luglio 1957. Ho fatto un lungo giro per evitare Cardarelli. Avevo fretta e ho commesso questa piccola vigliaccheria, ma anche altri amici lo fanno. Dalle 8 del mattino Cardarelli scende dalla sua pensione che è sopra il caffè Strega e siede al primo tavolo dello stesso caffè davanti al portone di casa. I camerieri sono contenti perché sanno che è un gran poeta e che ha vinto il premio Strega nel 1948. Lo spiegano a quei clienti che dimostrano qualche curiosità per quel signore che siede in pieno solleone col cappotto e col cappello. Uno strano morbo, che gli raggela le gambe, obbliga Cardarelli a indossare tutto il suo guardaroba ogni volta che esce di casa. E deve abbandonare la stufa alla quale vive ormai attaccato. I camerieri dunque lo rispettano e il proprietario del caffè ha dato ordine di praticargli prezzi molto bassi, che sembrerebbero ridicoli a chiunque, ma che non turbano Cardarelli, perché egli non conosce il prezzo di niente ed è forse convinto che anche negli altri caffè siano gli stessi. Per tutta la giornata Cardarelli è al caffè
conservando un orario preciso, dalle 8 all'1, intervallo di un'ora per il pranzo e poi dalle 2 alle 8. Alle 8 si ritira nella sua stanza, entra nel letto e comincia le sue titaniche lotte con l'insonnia che l'abbandona all'alba. Amerigo Bartoli oggi mi ha regalato un disegno che ritrae Cardarelli al caffè in compagnia del portiere della sua casa, lo stesso che lo va a prendere al mattino e lo riporta su quando è sera. Spesso il portiere siede modestamente accanto al poeta e guarda anche lui quel passaggio animato, gli sciami di belle ragazze. Il disegno di Bartoli mostra Cardarelli e il portiere che per uno sbaglio si sono scambiati il copricapo. Il portiere ha la lobbia del poeta e questi il berretto del portiere. L'amicizia di Bartoli con Cardarelli è antica. I due si vogliono bene, ma senza esclusione di colpi. Bartoli, per esempio, dice di Cardarelli che è il più grande poeta morente. Pochi giorni dopo, una signora che viene dalla provincia e si ferma a salutare Cardarelli domanda: «E Bartoli? Che fa Bartoli?» Desolato, il poeta risponde: «Non cresce, signora, non cresce!» E sempre alludendo alla piccola statura del pittore, aggiunge: «La notte non può dormire e passeggia nervosamente sotto il letto». Tuttavia, Cardarelli non fa che guatare l'arrivo di Bartoli. Smania se ritarda, ma appena lo vede apparire all'angolo di via Sardegna, volta il capo dall'altra parte, come un amante che abbia deciso la rottura, e finge di non vederlo. Oggi ho assistito a questa piccola intervista. Cardarelli, che ne pensa dei premi letterari? Non mi faccia domande cretine. Dunque, è contrario ai premi letterari? Se si tratta di un regalo, no. Se si tratta di un giudizio, sì. Io trovo indecente che degli scrittori si riuniscano per giudicare l'opera di un altro scrittore. Comunque, se proprio volete premiare gli scrittori migliori, allora ogni tanto dovete bastonarne qualcuno dei peggiori. Ma i grandi premi? Il premio Nobel, per esempio? I grandi premi non vengono mai dati allo scrittore, ma ai suoi lettori. Poveracci, se li meritano. Lei ha già deciso per chi votare quest'anno al premio Strega? Sì, ma non ho letto niente di suo, ci mancherebbe. Come mai? Si fida? No, questi voti si danno con un certo disprezzo. La sera, a Via Veneto, scende con una precipitazione affannosa. In certi silenzi del traffico si sentono i passeri di Villa Borghese che volano a stormi prima di posarsi sulle cime dei pini. Ero seduto al caffè e indugiavo a scrutare l'arrivo della notte nel volto e negli occhi di Cardarelli, come ci succede di scrutarlo in un lago, e me ne veniva una profonda malinconia, quasi che quel volto riflettesse il mio e la mia giornata persa, resa più angosciosa dalla certezza di un'altra giornata e poi di un'altra in questa via senza uscite. Per sbadataggine e per dire una di quelle frasi modello che ormai distinguono una conversazione annoiata, Raffaella Pellizzi, che sedeva accanto a Cardarelli, ha detto sospirando: «Ed è subito sera». Cardarelli ha crollato il capo, mormorando: «Che concetto profondo».
E come deve piacere! Sono i soli momenti in cui è dato di vederlo sorridere. Vorrebbe continuare, ma non ne ha voglia. Non ha voglia di niente, neanche di morire.